L'altro giorno, osservando gli atleti professionisti allenarsi, mi sono nate alcune riflessioni che in realtà andavano a paragonare quello che facevo io da giovane con quello che in realtà vedo fare a molti nuotatori master o nuotatori amatoriali, triatleti. Da lì sono nate in me un po' di pensieri, un po' di ragionamenti che in realtà ho concretizzato su questi due fogli di carta che oggi voglio un po' esprimervi e rispondere a due domande principali, ovvero la prima: perché quando nuoto e mi alleno sono sempre stanco e quindi di conseguenza come mi devo allenare che in ogni allenamento si debba spingere al massimo, e questo chiaramente viene un po' amplificato quando ci ritroviamo ad allenarci con i compagni di squadra o in compagnia, dove logicamente si intraprende una sorta di gara interna all'allenamento che ci porta a dover sempre di più spingere proprio per battere o toccare prima al compagno o magari non farsi staccare troppo. Questo è un po' quello che poi si riflette anche nel mondo amatoriale, che però appunto si ritrova ad allenarsi in realtà con due metodiche. O si fa tanta velocità, quindi con lavori massimali, scatti, quindi questo soprattutto per chi fa master, quindi gare in vasca, oppure si fanno sedute un pochino più lunghe, dove nuotiamo ad una velocità di soglia in zona 3, in zona 4, per lavori un pochino più continuati. Questo prevalentemente chi fa distanze un pochino più lunghe, oppure per quanto riguarda i triatleti o chi fa gare in acque libere. Quindi di base si fa veramente tanta alta intensità, che è un po' la moda degli ultimi anni, portata poi anche da quelli che sono gli studi scientifici emersi proprio ultimamente. Queste metodiche possono andare bene, assolutamente, sono state anche dimostrate scientificamente, ma per la mia esperienza, per quello che ho visto, non sono da tutti, ma soprattutto non possono essere fatti in tutti i periodi dell'anno, proprio perché queste metodiche hanno un altissimo impatto metabolico che deve essere per lo più gestito grazie ad un buon recupero, ad un buon riposo, ad una corretta alimentazione, altrimenti il rischio di finirsi, tra virgolette, è veramente alto, proprio perché sono sedute dove anche il glicogeno muscolare tende a depletarsi veramente in maniera eccessiva, e quindi anche la paura in realtà di terminare in una situazione dove siamo in overreaching non funzionale è veramente alta. Cosa che appunto si amplifica a maggior ragione se siamo nuotatori master e quindi tendenzialmente ci alleniamo dalle 4 alle 6 volte a settimana, oppure siamo dei triatleti che oltre alle 2-3 sedute di allenamento in acqua dobbiamo combinare altri allenamenti di altre discipline. Gli atleti di elite fanno queste tipologie di allenamenti molto dedicate all'alta intensità, lavori veramente estenuanti, ma in realtà quello che fanno loro è dedicare al loro sport, alle loro attività in acqua, in realtà anche la loro vita, cioè adattano quella che è la loro vita a quello che devono fare in acqua, perché si allenano sostanzialmente e basta. Fanno anche i doppi, magari, però terminato l'allenamento vanno a casa e si riposano, fanno il secondo allenamento, vanno a casa e si riposano. Quindi hanno veramente tutto il modo per recuperare, oltre che poi chiaramente sono gestiti e seguiti a livello alimentare veramente bene. In realtà un amatore, come magari mi sono ritrovato anch'io negli ultimi anni, non ha la possibilità di fare questo, in primis perché la sua attività principale non è quella sportiva, ma piuttosto quella lavorativa, e alcun tempo deve dedicare degli spazi a quella che è la sua famiglia, gli amici, piuttosto che anche ad altre attività conviviali e appunto poi
il riposo in realtà ne rimane veramente poco, il tempo da dedicare al riposo è veramente scarso. In questo caso, infatti, per chi si ritrova in questa situazione, quindi per l'atleta amatoriale, a mio avviso una metodica che anch'io stesso sto utilizzando e sto sperimentando, ho sperimentato nell'ultimo periodo, è quella dell'allenamento polarizzato. Che cos'è l'allenamento polarizzato? Chiaramente lo contestualizzo al mondo acquatico. Prevede sostanzialmente due tipologie di allenamenti. Il primo, una tipologia di allenamento fatta un pochino più in maniera estensiva, quindi più lungo, fatta però a bassissima intensità, quindi nuotando veramente lenti, che possiamo però poi declinare anche sotto il profilo tecnico, oltre che dal profilo della resistenza però fatta a bassa intensità. E questi allenamenti possono avere anche la duplice funzione, appunto, sia quello allenante sia dal punto di vista del miglioramento proprio della nostra nuotata, dal punto di vista proprio biomeccanico. Il problema qua però sorge spontaneo, perché per quanto mi riguarda è molto facile eseguire queste sedute di allenamento, ma non lo è per la stragrande maggioranza degli atleti, proprio perché la difficoltà più grande che ha un atleta amatoriale è quella di non saper nuotare lenti. Sembrerà strano, ma manca questa capacità di saper nuotare lentamente per lunghe distanze e avere un bassissimo impatto metabolico. Questa infatti è una delle prime cose che insegniamo anche ai nostri clienti che entrano all'interno dei nostri percorsi di Swim Pro, ovvero godersi il nuoto, rilassarsi quando si nuota, che è una cosa fondamentale anche per questa tipologia di allenamento. Al contempo però l'altra tipologia che viene combinata all'interno della settimana sono allenamenti di alta intensità, ovvero quando dobbiamo far forte, allora sì, lo facciamo, perché poi è necessario lavorare su quelli che sono i passi gara, le intensità richieste dal profilo metabolico della gara che chiaramente vogliamo andare a fare, però li facciamo da freschi, li facciamo in una situazione dove non siamo ancora affaticati dall'allenamento fatto il giorno precedente e quindi possiamo anche tollerarli molto meglio, proprio perché c'è una fase di recupero più importante che mi permette anche di entrare in quella che poi è l'overreaching funzionale, ovvero essere in grado di rincorrere quella che è la famosa supercompensazione e di conseguenza essere più performanti. Quindi questo approccio, riassumendo, prevede sedute di bassa intensità, veramente lente, nuotate lunghe, magari pensando alla tecnica fatta in maniera estensiva, quindi con lavori anche con un volume veramente elevato, e sedute dove in realtà, terminata la fase un po' di riscaldamento, faccio velocità, passi gara, soglia, tolleranza adattato e basta. Però sono sedute più corte, in questo caso appunto essendo questi due combinati io posso gestire bene, perché io faccio una seduta di alta intensità e poi magari recupero con una seduta fatta a bassa intensità e così posso gestirmi molto meglio il carico all'interno della settimana. L'altro approccio non dico che non possa andare bene, anzi è un buon approccio, ma soltanto per chi magari si allena soltanto 3 volte a settimana e quindi non ha necessità di recuperare così tanto, non ha il problema di finirsi, di andare in overreaching non funzionale piuttosto che in overtraining in casi estremi, ma riposando un giorno e un altro giorno allenandosi, avendo però appunto anche poco tempo per allenarsi, può allora sì dedicare del tempo all'attività ad alta intensità. Sarebbe inutile fare magari sedute troppo lunghe o troppo lente. Ecco che per loro può essere la soluzione, ma per tutti gli altri, quindi per chi utilizza un volume superiore alle 6 ore a settimana, suddiviso su più di 3 sedute a settimana, ecco che questo approccio di allenamento polarizzato potrebbe essere la soluzione più degna per voi. Io spero che questo video possa esservi piaciuto, un video un pochino più tecnico, dove vi ho condiviso a ruota libera alcuni dei miei pensieri metodologici, approcci che noi stessi utilizziamo e sfruttiamo in primis come atleti, ma poi replichiamo ed implementiamo con le persone che entrano all'interno dei nostri percorsi. Voglio anche in realtà informarti che, essendo settembre, sono riaperte le iscrizioni per i nostri percorsi a distanza, quindi nel caso tu volessi capire come riuscire ad allenarti al meglio, come trovare il modo migliore per te per migliorarti in acqua, scusami il gioco di parole, ti invito a cliccare il link in descrizione e parlare direttamente con uno dei nostri coach. Per oggi è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!